Bella lì raga, Power Robby, benvenuti nel mio canale, ben ritornati nel mio canale. Oggi volevo dirvi una cosa che un po' che mi gira nel cervello perché è un po' che non faccio il ragù. Ma a dir la verità c'è una cosa che a me fa impazzire di brutto, tanto che in Italia cuciniamo spesso e volentieri, soprattutto nelle notti agitate con fame chimica. C'era una cosa che mi piaceva molto cucinare, è un piatto che io mi cucino per me da molti anni, è un piatto che amo, molto speziato, molto saporito. E visto che è tanto tempo che non lo cucino, quindi ho anche un po' voglia di mangiarlo. Anche perché ho visto un paio di video di altre persone capitati così per sbaglio che cucinavano questa cosa e ho detto, cavolo, perché no? Poi, andando a vedere bene, è saltato fuori che c'ho pure i prodotti giusti che avevo mandato dall'Italia, ma che provengono dal Messico. Scusate, c'ho la tosse, è un periodo, sono una settimana, no, sono 4 giorni che sto male, ho avuto anche la febbre, ho preso un'influenza, perché ero molto, allora sono andato al mare, ho fatto il bagno, al ritorno tutto bagnato, pioveva pure, ho anche sudato, sono entrato dentro a un supermercatino, all'Alphamart che c'è qua vicino a casa mia, a comprare il pollo, già che c'era la Coca-Cola eccetera, ma c'erano due persone davanti a me alla cassa e con l'aria condizionata a cannone, perché qua sono esagerati con l'aria condizionata, qua non sono capaci di tenerla giusta, no, deve essere di più, deve essere sempre troppo, troppo. Ho preso freddo, mal di gola, tosse, catarro, non ho dormito una mazza, mal di testa pesante, male ai denti, male alle ossa, la gamba non vi dico il male che mi faceva. Vabbè, adesso sto un po' meglio e sto ricarburando. Diciamo che il peggio è passato, si spera. Dunque, torniamo a noi. Cosa è la ricetta? Voglio cucinare il chili con carne. Chili con carne, io l'ho cucinato in passato. In 10.000 tipi l'ho fatto, all'italiana, di testa mia, cercando di farlo alla messicana, all'americana, anche perché su chili con carne c'è una discussione molto accesa, molto attiva, molto complicata. Perché il chili con carne, stando a quello che sarebbe vero, è messicano. Ma gli americani che sono ancora in scontro con i messicani non li vogliono fare entrare nel loro territorio. Io ho visto Terra di Confine, ho visto tanti programmi che parlano di questo. È ridicolo, nel 2024 sono attaccati gli stati, alla fine sono mixati, sono un mix. Ma tirala via sta barriera tra il Messico e fa. Ma io piuttosto dico, cazzo, ma fate fuori i messicani che si oppongono perché hanno il loro terreno, perché sono ricchi, ricchi messicani che non vogliono far parte dell'America e fanno stare di merda tutto il resto degli messicani poveri che invece vorrebbero entrare in America per poter lavorare e avere qualcosa anche loro. Invece i potenti messicani non vogliono e l'America giustamente dice allora vaffanculo, allora tu non entri. Ah, che cazzo. Hanno anche ragione gli americani. Io questa cosa qua non capisco. Siamo nel 2024, ancora va avanti, non lo capisco proprio. Ma anche l'America è stupida, perché allora a questo punto gli direi, gli do una marea di soldi, uniamo,
diventano, noi compriamo il Messico, buona, basta. Ci diamo i soldi per poterlo fare. Così l'America si ritrova ancora più grande, ancora più potente, ancora più. E fine dei problemi. Purtroppo non è così semplice, cioè. L'essere umano deve essere stronzo, se no non va bene. Va bene, torniamo alla ricetta. La ricetta, secondo me, originale è messicana. Poi l'America l'ha rubata, l'ha fatta sua durante la guerra, spacciandola per texana. C'è proprio nella Costituzione degli Stati Uniti, non sono cazzato, sono andato a leggere, mi sto facendo una piccola cultura per capire certe cose, tipo i messicani usano il maiale o la mucca, perché il messicano povero non c'ha i soldi per la mucca, in più è arido il Messico. Dubito che le mucche forniscano la carne adeguata per fare il sili. Come qua nelle Filippine. Qua nelle Filippine le mucche non valgono un cazzo, sono magre come dei chiodi. La carne è gomma, fa schifo. A meno che non fai il bollito. Se fai il bollito è perfetta. Ma per il resto fa cagare. Scusate. Quindi, questo è un video che non ci saranno tagli, quindi lo carico così com'è. Che piace o non piace, pazienza. Un real, video real, in diretta dalle Filippine. Aspetta, faccio un saltino di. Non ve lo dico. Profumato. Ma buonissimo. Dicevo. Hanno fatto loro la ricetta. C'è scritto nella Costituzione che il vero Sili è americano, del Texas, eccetera. Io non ci credo, perché? Perché Sili con carne è una delle ricette più speziate che c'è. E non mi dite che in America usano le spezie. Gli americani le spezie hanno imparato a usarle da italiani. Poco, perché l'italiano non usa molte spezie. Quasi niente. Quindi direi subito orientali, asiatici, indiani, l'India è il top delle spezie, si mangia praticamente solo spezie in India. Due pezzi di carne e 4 kg di spezie, in polvere, tutti i tipi, da soffocarti. In più è piccante. Gli americani non avevano la cultura del piccante, la cultura del piccante ce l'hanno gli ispanici o comunque gli indiani o comunque i messicani, che poi l'origine dei messicani è un attimino da rivedere. Va bene, ora non voglio fare il saputello, No, io vi sto dicendo quello che sto imparando, che sto leggendo ultimamente, che mi sto informando, insomma, ecco. Ma mica tanto, non è che ho letto chissà cosa. Giusto stasera che sono andato a leggere. E in passato avevo letto qualcosa, vabbè. Però stasera mi sono dato una rinfrescata. Ma per curiosità, non è mica per fare questo video, per dirvi a voi. Non me ne frega un cazzo, ragazzi. Rendiamo chiara la cosa, che non me ne frega un cazzo che crediate a quello che dico, che questo è un video che io faccio perché voglio fare questo video. Fine. Ti piace? Sono contento. Non ti piace? Cazzo, sopravvivo lo stesso. Chi se ne frega. È inutile. Ma sei uno stronzo. No, ascolta. Il canale mio, se non ti piace il mio video, pensi che tu sei capace di fare video migliori dei miei, beh, apriti un tuo canale. Non so cosa dirti. A me fa piacere se mi ascolti, perché magari ho qualcosa da dire, magari dico cazzate, però almeno qualche cazzata lasciatemela dire. Sta arrivando una moto. Il video live è un casino, perché qua le marmitte sono aperte. Aspetta, adesso. No? No,
Questo è stato bravo, di solito sono più teste di cazzo, arrivano qua e bra pa pa pam pam pam. Loro sono fatti così. Anche perché qua puoi permettertelo di fare. Cosa che in Italia. O siete omologati come cazzo dicono loro, o fai quello che dicono loro, o non vai bene, non vai bene. Devi essere bloccato, arrestato. Niente, 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 chiudiamo qua il discorso, sennò vado fuori di testa. Benissimo, meglio una moto che mi fa casino davanti a casa che vivere in dittatura, in fascismo, dittatura. Va bene, torniamo al sì. Dunque, ho guardato anche tante ricette nei video. Cercavo però, sai, il video di qualche messicano, proprio. Messicano vero, vero, video caserecci dei messicani. Non l'ho trovato perché, forse perché la mia ricerca è stata in inglese. Quindi andrò a fare una ricerca in messicano, ispanico. Cazzo parlano in spagnolo o portoghese? Non lo so. Quello che è, andrò a cercare meglio. Per vedere le vere ricette loro e perché queste ricette americane figa sono da un polo all'altro, cioè uno fa in una maniera, uno fa in un'altra, poi c'è tanta gente, no, che vabbè, per vendere i barbecue, perché vendono barbecue, vendono cose, no, sono venditori, si spacciano per l'amico cucinatore, invece sei uno stronzo che vuole vendere i suoi barbecue, eccetera, va bene. E addirittura lo va a cucinare dentro il barbecue con il carbone, il barbecue che lo chiudi. Io ce l'ho qua il barbecue che lo chiudi, un bestione, cioè qua un bestione, non l'ho mai usato, è lì, marcirà. Ci vuole troppo carbone per attivarlo. Siamo in due. Ma che cazzo vuoi che lo uso io? Un bestione così. Mi serve un cazzo. Ogni modo un cazzo. Come fai a cucinare con il carbone? Il carbone non fa fiamma, fa calore. C'hanno queste pentole che hanno un nome adesso. Stove. Pentola forno, una roba del genere, adesso mi sono perso, non me lo ricordo, scusate. Queste pentole in ghisa, pesante, spesse, col coperchio molto spesso, che una volta chiuso e messo dentro nel barbecue, chiuso il barbecue diventa un forno, la pentola ci metterà una vita ci metterà a arrivare in temperatura e diventa un forno anche lei. Quindi una cottura molto lenta. Ottima, secondo me ottimo, ma che ti costa una marea di carbone, ci metti una vita, devi accendere il fuoco, ma ascolta, ma fallo in padella e vaffanculo. Anzi, io quando lo farò probabilmente lo faccio nella pentola in terracotta italiana, perché secondo me il ragù all'italiana, il ragù quello per la pasta viene 10.000 volte meglio che farlo con una semplice padella in acciaio. Non ce n'è. Se vuoi fare un ragù con un gusto caratteristico molto che si sente di più la spezia, più denso, più ricco di sapore, più cazzuto e a cottura lenta che prosegue nel tempo. Perché la pentola rimane calda anche se spegni il fuoco, lo continua molto dolcemente. Devi usare la pentola in terracotta, secondo me è il top. Io uso sempre solo quella per fare il ragù. Se non ce l'ho, il mio ragù non viene bene come viene di solito, non viene la stessa cosa. Quindi vi do un consiglio, compratevi una padella in terracotta. Vi lascio il link in descrizione. Ma no, non lo so se ce lo voglio, mi cercarlo su Amazon. La trovate anche su Amazon.
Boh, guardate in descrizione, magari mi è venuto lo sghiribizzo di cercare e ve lo metto. O magari lo metterò più avanti. Boh, non c'ho tempo, non c'ho voglia, non ne frego un cazzo. Comunque ci vuole la pentola in terracotta. Non prendetela piccola, prendetela abbastanza grande, che contiene almeno 3 kg di carne, perché oggi magari ne fai mezzo chilo, ma domani magari devi farne un po' di più. È meglio averla grande, insomma. Puoi anche cucinare poca roba in una padella più grande, ecco. È abbastanza ingombrante e delicata, ragazzi, state attenti perché è molto delicata, una padella che spacca in un attimo, spacca in un attimo, soprattutto il coperchio, molto delicato, io l'ho già sbeccato, però regge, non c'è crepa, se sbeccato via un pezzo, ma sta lì. E la padella dovete stare attenti. Mai, ma assolutamente mai lavarla, metterla sotto il rubinetto quando è calda, esplode, esplode. Va lasciata lì, raffreddare da sola, gradualmente, anche perché continuo a cucinarvi il ragù che viene una bomba così, viene una bombazza. Va bene, allora, le ricette del silicone carne. Gli americani vanno da una parte all'altra. Io sono nelle Filippine. In Italia l'ho fatta in vari modi, con l'abanero, con il peperone quello lungo, tipo quello messicano, forse è proprio lo stesso che avevo comprato al Lidl, molto lungo, marrone. Quello l'ho fatto anche alla griglia sul barbecue, grigliato. Era venuta una cosa spettacolare, ancora più buono dei friggitelli, e c'è anche più polpa, più roba da mangiare. Quindi con 4 pezzi in due, minchia, vabbè, uno per due per uno, mangiavi al grande. C'ho i semi, c'ho qua i semi, non so se sono ancora buoni, li ho messi sotto vuoto, ma passati oramai 3, 4, sono passati 4 anni ora che è. Non so, proverò a piantarlo. Se viene su, oh, sono l'uomo più contento del mondo. Ma vorrei aspettarmi, che se devo cambiare la casa e avere un terreno con la serra, è meglio farlo in serra. Va bene, allora, la ricetta originale usa dei peperoni particolari, e non è che non si trovano, si trovano, li trovate in Italia secchi, secchi. Aspetta che bevo un po' di questa schifezza qua, ancora un pochino. Va bene, dai, vi dico che cos'è, è bianco, vino bianco, l'ho matta, l'ho matta. Sauvignon del 2023, neanche vecchio, cioè 13 gradi di bianco. È quello più economico che trovo, ma decente. Ce n'è anche che costano di più, ma fanno schifo. Questo è, diciamo, secondo me, quello che è più economico, ma è buono. Va bene a comprare qua. Da lì, l'altro giorno, ho comprato un vino. Lei in mani bucate, che costa 2 volte questo, spagnolo, con tappo in sughero. Questo c'è il tappo che si avvita, svita, perché qua non ha mica la tappi. Io per fortuna sono riuscito a recuperare questo, mi è saltato fuori di culo, perché se no non sapevo come aprire la bottiglia. Ha comprato un rosso spagnolo, originale spagnolo del 2018, purtroppo io avendo raffreddore ero incazzato come una iena perché non sentivo il gusto, sentivo l'alcol, sentivo che era buono, ma non sentivo il profumo al 100%. Adesso mi è passato un po', sono ancora un po' tappato, ma lo sento, adesso lo sento. Mi mangio le mani che ho bevuto quel vino là, che era costosissimo, faceva 15 gradi, no, 14 gradi e mezzo. Un rosso di quelli da favola, ma pazienza. È andata. E che ci devo fare? Che cazzo, se non sto bene, sto bene. Ma cosa fummi a fare? Ma fatti i cazzi tuoi, che la vita è la mia, e ne ho una sola.
se muoio, muoio contento, almeno non muoio incazzato. Va bene, lasciamo perdere queste cazzate. E io quando parlo, quando faccio questi video così, mi viene voglia di fumare, devo fumare mentre parlo, è più forte di me. Poi vabbè, quale sigaretta costa un cazzo. Questo. Allora, con un pacchetto di Marlboro che voi comprate in Italia, io di questi ne compro 8. Va bene, quasi una stecca. Quindi posso anche fumare. Poi non è che le aspiro tutte, che proprio. No, ogni tanto faccio un tiro, lascio anche consumare, non me ne frega niente. Torniamo a noi, le ricette. Le ricette. Allora, una cosa fondamentale nel silicone carne è il cumino. Se non ti piace il cumino, non mangiare il silicone carne, perché il cumino è il sapore numero uno che deve importare di più nel silicone carne, perché è la base. Deve sapere di carne, di cumino, di peperone, ma non esageratamente, perché il peperone non deve né coprire il gusto della carne né il gusto del cumino. Poi, c'è chi lo fa senza niente, o meglio, con le verdure, varie spezie, bim bum bam, e basta. Ma secondo me, da quello che ho letto, da quello che ho visto, la vera ricetta messicana soprattutto, ecco perché secondo me il silicone carne è messicano, perché usano i fagioli neri. E cazzo, i fagioli neri gli americani non li usano i messicani. E il silicone carne deve avere dentro i fagioli neri messicani o una purea di fagiolo nero, perché il fagiolo nero ha un sapore particolare che si accompagna di brutto con il cumino, col coriandolo, con il pomodoro. C'è chi mette il pomodoro. Visti italiani fare il silicone carne, mi viene da ridere, gli mettevano dentro la passata di pomodoro, ma che cazzo mi stai dicendo? Piuttosto mettici dentro i pelati, cazzo, pelato spacca, io amo, io uso quasi solo il pelato. Piuttosto prendo il pelato e lo trito col mini pinner, vado dentro nella scatola di metallo. Vado dentro, lo trito, lo spappolo totalmente, ho fatto la passata che è più saporita che la passata che compri, perché la passata che compri è diluita, sa un cazzo, sa di un cazzo. Devi usare il pelato perché in fabbrica non è che lo possono allungare il pelato è pelato, c'è dentro la polpa, a sostanza. Infatti ho testato sia qua ma anche in Italia. Ho comprato pomodoro, stessa marca, stessa identica marca. Ho comprato una scatola di pelati, una scatola di pezzetti di pomodoro. Pezzetti di pomodoro era acidulo perché l'hanno pretagliato in acidulo. Acidulo sapeva di un cazzo. Quasi dolce, beh, uno schifo. Poi ho fatto la stessa identica cosa tempo dopo, giorni dopo, con i pelati. Il cazzo è cambiato. Lascia perdere. Se usi la passata di pomodoro già tagliato, ma perché lo devi comprare già tagliato? Taglialo tu piuttosto. Prendi i pelati, li tagli tu. Devi aggiungere dello zucchero perché è acidulo. Noi qua,
sto imparando qua a usare. Ah, amo lo zucchero di canna ultimamente. Prima io lo odiavo, era una merda, per me era l'inferno. Invece adesso mi piace, mi va bene anche nel caffè, nel qua. Perché qua caffè non c'è, non esiste. C'è quello solubile e basta. Non esiste il caffè italiano. Io ce l'ho, qua ce l'ho, ce l'ho. Stanno andando male, ne ho buttati via 2-3 kg. Marina non lo beve, io non mi sbatto a farlo, ce l'ho lì a fare un cazzo. Peccato, che ogni tanto un po' di caffè è meglio di quel caffè lì che è solubile, però ormai mi sto abituando a bere quello. Quale? Questo, adesso un attimo, te lo faccio vedere, ce l'ho qua, qua, qua. Ecco qua. Dentro la scatola dei dolci. Questo è solubile, la mattina lo apro, lo verso nella tazza, schiaccio questo pulsante qui, accendo l'acqua calda, vado in bagno, piscio, torno indietro, metto sotto la tazzina, schiaccio, esce l'acqua calda, spengo, a posto, mi sono fatto il caffè, mi sono fatto il beverino alla mattina, che è un po'. Non è tipo un cappuccino, perché non è un cappuccino, ma lo vendono anche queste bustine tipo cappuccino. Ci assomiglia un po', no? Vabbè, lasciamo perdere. Ormai mi sono abituato a bere questa schifezza. Ok, dunque, io sono nelle Filippine, ho visto 10.000 ricette. Che forse io qua nelle Filippine riesco più facilmente rispetto a voi in Italia a fare, perché io sono in Asia. L'India non è molto lontano, qua si usa molte spezie, qua le spezie ci sono. Tu qua al supermercato, cazzo, ci sono 4 metri, 5 metri di uno scaffale intero solo di spezie, tutte, anche quelle italiane. Rosmarino, qualsiasi cosa, io qua trovo tutto, cosa che in Italia no, no, ma Valsellunga o lì delle volte sì, dipende quando c'è i momenti, sai, il momento messicano, il momento, magari in quei momenti lì riesci a trovare le cose al Lidl. Questo mi piace del Lidl, ma negli altri posti no, tanta che il cazzo. Qua sì. Tra l'altro ho visto che i peperoni che ci sono qui nelle Filippine sono piccoli così, larghi così, verdi, rossi, e assomigliano molto ai peperoni messicani, molto. Penso che abbiano anche il medesimo sapore, che non è molto acidulo e forte come il peperone italiano, quello grosso. Quindi sono perfetti secondo me per fare il chili con carne. Tra l'altro qua nelle Filippine ci sono molti messicani. C'è un legame tra le Filippine e i messicani, non so come mai, forse roba antica, dei conquistadores spagnoli, non lo so, non so, non so. Il cumino qua ce ne ho quanto ne voglio. Potrei anche piantarlo, anzi ho provato a piantarlo, sto aspettando di vedere se viene su, se cresce. E i fagioli, ecco, il problema è il fagiolo. Qua i fagioli non ci sono. Non ci sono. Io ho provato a piantarli. Cazzo, le piante vengono su, però poi muoiono. Forse anche perché fa troppo caldo adesso. Magari a dicembre, meglio. Il fagiolo viene su, in serra magari ancora meglio che controllato, protetto. Non ci sono fagioli, tu vai al supermercato, non puoi comprare i fagioli. Trovi però, stranamente, il fagiolo nero. Quindi niente bollotti, cannellini. Io ce li ho perché mia mamma me li ha mandati da Marea, dall'Italia. Ce n'è ancora un po', un bel po'. Quindi sono a posto per un bel po'.
ma nella ricetta del cumino originale ci vuole il fagiolo nero. Io dall'Italia avevo comprato al Lidl fagioli neri, proprio messicano, marchio messicano. Ce l'ho qua, una scatola, userò quella. Cazzo. Però qua li trovi in bustina, sono dentro delle bustine di plastica. Pochi, costano poco, però. Pochi. Ci sono i fagioli neri, qua ci sono i fagioli neri. Li trovi. Almeno quelli. Gli altri no, gli altri no. Infatti io ogni tanto apro qualche scatola, taglio la cipolla, sale, pepe, olio extravergine, cipolla e mi faccio una bella, un po' di, un goccino di aceto, poco, e mi faccio una bella insalatina di fagioli che mi piace tanto, mi ricorda la festa dell'unità a Cesate, cazzo, che tempi, quando ero giovane. Ti danno la vaschetta di plastica con dentro fagioli, cannelloni, quelli grossi, bianchi. Vabbè. E quindi farò. Ah, qua c'è una cosa che ho visto che usano anche in Messico, si chiama nella stessa identica maniera, si chiama chorizo. Il chorizo è una salamella, un salame piccante, molto piccante. Io qua non l'ho ancora trovato. Devo trovarlo, devo sbattermi. Lo voglio assolutamente. Basta che non sia dolce, perché qua mettono zucchero dappertutto. Ma anche dolce chi se ne frega, va bene lo stesso, secondo me. Per dare sapore, perché nella ricetta messicana mi sa che ci mettono il chorizo anche. Per dare un po' più di sapore. Peperoncini qui c'è due qualità. Lungo, verde, cioè lungo, verde, tre, scusate, tre qualità. Lungo, verde, molto lungo, verde, gigante, verde, piccanti, e piccolo, rosso, piccante. Se ti va di culo trovi quello piccolissimo, super mega piccante, quello è il diavolo proprio, l'inferno, quello è l'inferno, in terra. Io lo voglio fare molto piccante, il silicon carne deve essere fottutamente piccante, se no, secondo me, è inutile che lo cucini, deve sapere di peperoncino sicuramente. Userò carne di maiale, l'ho già comprata, mezzo chilo, ne voglio fare poco, 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 non me ne serve, fammi in due, metà lo usiamo, metà lo surgelo, quando voglio tiro fuori e via. Con il riso, ottimo accompagnamento con il riso, quindi silicone carne, riso e a parte un'insalata di pomodori e basilico, visto che c'è la pianta del basilico fresco vivo, bello. Pomodori, basilico, silicone carne e il riso. E per me sei a posto, va bene. Ora, domani no, perché domani devo andare. Domani probabilmente, dipende, se sto abbastanza bene, mi sveglio abbastanza presto, dipende se dormo bene o no stanotte, perché ho difficoltà, ho ancora un po' di mal di testa. Se riesco a dormire bene, domani, oggi ha piovuto, la temperatura è scesa, sta un po' meglio. Domani devo andare a Laguna a fare il food truck, la regolamentazione della trasformazione in food truck, perché il precedente proprietario non l'ha fatto, me lo devo scazzare io, pagare io, un casino, 3 ore di guida andare, 3 ore di guida al ritorno, 6 ore di guida, 6 ore di guida più varie cose, parto la mattina presto e torno la sera tardissimo, sbattimento, però il truck funziona adesso, mi permette di farlo. Più o meno, perché i freni non è che funzionano molto bene, non li ho ancora regolati, ma chi se ne frega, va bene, tanto vado piano, non frega un cazzo, non devo fare la corsa, l'importante è che non mi va in fusione il motore, se no, l'ho provato, arriva a 180 gradi,
rimane fisso a 180. Poi bisogna vedere quell'indicatore lì di temperatura com'è. Mi porto questa del Lidl, Parkside Temperature, laser, prover, infrarossi, non è laser, infrarossi, proverò la temperatura del motore con questo per vedere se è veritiero o no. L'ambaradam sulla testata soprattutto, quello mi frega, il resto che se ne chissene. Tanto il mio non fa fumo, qua c'è, cioè qua vanno in giro con dei motori che fanno una fumata azzurra, c'è una scia di olio che il mio è già messo bene rispetto ad altri, è ancora buono come motore. C'è di peggio qua, c'è di peggio. Marci con i buchi così nella carrozzeria, buchi così che vedi poi passanti da carrozzeria a pavimento, vedi proprio manca il pezzo. Ah, sta insieme solo per il telaio sottostante. Te lo spiego. Altro che motorizzazione civile, eh? Sì. Viva l'Italia! Qua, il cazzo che vuoi, qua ha fatto un cazzo, nessuno. Altro che tasse. Abbiamo pagato la tassa sulla casa. La lì non l'ha pagata. L'IMU. 900, la bellezza di 990, 1000 peso, 20 euro, meno di 20 euro, 18,90 euro, con 18,90 euro io ho pagato la tassa annuale della casa, perché a differenza con l'Italia, in Italia la casa non è tua. Vabbè, adesso stiamo andando fuori argomento, va bene, ok? Bre lo faccio breve. In Italia la casa è tua, ma la tua casa è su un terreno che non è tuo. In Italia il terreno non lo puoi comprare, in Italia il terreno è dello Stato. Vivete, avete il fascismo, avete il dominio dello Stato. Qua il terreno è nostro, è mio. Io posso andare su con la casa, di 10 piani, posso fare un palazzo qua, posso costruire un palazzo e non devo dire un cazzo a nessuno, non devo dare niente a nessuno. Posso andare sottoterra finché trovo l'acqua, 10 piani sopra, 10 piani sotto, sono cazzi miei. Puoi farlo tu in Italia? No, puoi. Il mio vicino qua a fianco, sono 2 giorni che sento. Poi io stavo a letto che non stavo bene, la febbre, eccetera, stavo di merda, ho dormito un cazzo. Alla mattina questi iniziavano con martello e scalpello, bam bam bam, proprio nel muro a fianco alla mia camera da letto. Oggi sono uscito fuori, guardato, perché sono un po' meglio, sono uscito fuori a guardare, cazzo, stanno alzando la casa di un piano. Io pensavo che faceva solo il tetto. No, 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 sta andando su di un piano, vanno su di un piano. Quindi su di un piano, tetto nuovo che andrà più o meno in pari col mio tetto, speriamo di fare un bel lavoro così mi va a comprire anche un po' il mio tetto, mi va a risanare un po' la cosa della casa. Bene, meglio, era ora che lo facevano perché era una merda. Era una capanna, era. Da capanna a casa a 2 piani. Senza pagare, non devi pagare lo Stato perché tu stai facendo l'indulgo, il come cazzo si chiama? Che devi pagare la tassa, la multa, le cose, vuole. Ah, ci vuole il geometra, l'ingegnere che ti dia l'ok. Ok di cosa? È casa mia, cazzo vuoi? Cazzo vuoi? Se viene giù mi ammazza, è casa mia, cazzo vuoi? Cazzo vuoi? Viva l'Italia! Fine del video.
A breve, Siri, con carne, vi faccio tutto il video, tutto il video, tutto il video, con materiali che trovo qua. Il più possibile in stile messicano, non in stile texano, perché fasullo, secondo me. Bella lì, Power Robby, fine del video. Cazzo, sono 40 minuti che parlo. Basta, sono stanco, c'ho mal di gola. Adesso finisco il vinello, sigarettina, vado a letto. Bella lì, Power Robby, a breve video del Sili. Se non l'hai fatto, clicca qua, qua, qua. Mi sbaglio sempre. Clicca qua, subscribe, sono il channel. Power Robby, Filippine. Yeah. Stop video.